fortunati perché era ancora praticamente tutto vergine, era un bel andare e avevano delle buone compagnie perché prendevano i più abili tra cacciatori e guide. Nelle guide erano i cacciatori in pratica, cioè quelli che conoscevano più bene le montagne. Io avevo fra questi mio zio Osvaldo della Mosca, e il bisnonno e il nonno, erano tutti e due guide. Col Cughi sono stati, ma non vivevano mica male perché era un alpinismo di elite. Loro si prendevano due o tre portatrici, prendevano su da mangiare e da bere e dopo si accampavano nelle, cioè il Cughi mi ricordo. Dopo la guerra, prima guerra, che noi siamo qua sotto Italia, noi si era bambini, no? E chi sapeva italiano? Dopo quando ha messo, in primi anni era ancora scuola tedesca e italiana, ma dopo incominciava l'italiano, cosa vuoi che imparare, che non sai parlare, cosa vuoi anche imparare? E tiravo avanti così e dopo... Per lavorare non si era l'ultimo coso, no? Perché quando non sei proprio vero, come che sei, era occupazione. E così noi si tirava avanti con lavoro, non neanche pensare, un lavoro statale qualche cosa, neanche pensare. Noi si arrangiava con tutti. Si viveva tutta la campagna, era arata, coltivata, quasi tutta la campagna di Valbona era patate. È venuto tante volte a Campo Rosso, mio uomo. Aveva amici? Sì, li conoscevano tutti. Lui era giù, Segantino. 5 anni era laggiù. A misura dei tempi, perché non era esasperazione, non c'era neanche, non era il caso, perché non era la concorrenza con il passato, non c'era niente il passato, no? Per arrivare in cima, cioè di competere con un altro, era competere di conquistare una cima. Avevano già iniziato a fare anche degli itinerari difficili, ma insomma sul terzo grado erano i passaggi più duri. Ma era bello così, perché c'era tanto da fare a quel livello. E non era neanche uno scherzo, perché insomma erano altri tempi, non c'erano appoggi come oggi, attrezzature. Andavano a bivaccare, accendevano un gran fuoco, l'indomani, avevano tanto tempo, doveva essere proprio bello. Camminare tra i muri delle case spalancate. Quando l'ho conosciuto era sempre, sì, tutta la, perché lui aveva giù la sua camera da Witzinger, sua camera lì, e mangiava specie gran parte lì da Gelman. Aveva anche una fidanzata qua, e chissà quante ne aveva in giro, no? Un scapolo, cosa vuoi? Eh sì, lo scapolo. Lui si godeva meglio così, perché se lui ne avesse questi non poteva mica fare quei lavori là, andare solo a spasso, solo bisogna averli, perché loro erano di Trieste e loro avevano un grande coso del caffè, trafficavano, commerciavano col caffè, perché quando era Trieste sotto l'Austria. I triestini stavano bene quella volta, perché erano tutti ricchi.
perché dopo quando era l'unico porto che aveva l'Austria nel Mediterraneo, allora lì era traffico. Quando è cascato l'Italia a Trieste, l'Italia non aveva bisogno il porto di Trieste, perché ce ne sono tanti in Italia, ogni paio di chilometri trovi uno. Invece per l'Austria era un collo, no? Anche per quello i triestini erano tutti ricchi. Bisogna parlare bene di loro, sebbene siano bistrattati oggi perché è una via cubi di terzo grado, ma ragioniamo nel 1000, alla fine era 1899, e dopo è venuto il resto. Le sue guide erano praticamente la sua spalla, Oitzinger a Valbruna, Pesa Mosca in Val Racolana e Comaz in Val Trenta, quando andava a cercare questo fiore che nessuno l'ha mai trovato, nessuno l'ha mai visto, la Scabiosa Trenta, riportata da tanti libri, però nessuno sa cos'è. E ha lasciato una traccia indelebile nelle giunglie. Io non capisco quelli che vanno proprio di corsa per raggiungere la cima, non stanno neanche un minuto a guardare in giro, non sanno neanche, non so, arrivare sul Jofuarto, sul Montaggio, vedere dove è il Grossglockner, il Grossgrenediger, il giro, fare il giro dell'orizzonte per riconoscere le montagne, perché non si vede, è solo da lì che si possono vedere, niente, alcuni non sanno neanche se è bel tempo, se è brutto tempo sui Tauri, peccato. Aveva bestie, la gran parte con le bestie, no? E così ognuno si era la latteria, era un paese, no? Si faceva formaggio, si portava in latteria, facevano formaggio, e allora una cosa, ogni famiglia aveva un maiale, due, e dopo mettevano qui, io mi ricordo ancora il mio nonno, era uno che basta che era carne, non guardava che carne, lì magari anche gatti, era così per la carne, no? Imparato come si fa. Si mangiava questi maiali e dopo si aveva per tutto l'anno. Carne fresca, sì e no, magari quando era una festa grande, magari compravano un mezzo chilo, un chilo di carne. E non c'era. Lui era un, faceva spionaggio in tempo di guerra, prima guerra mondiale, dopo in questa montagna qua dentro, Montasio, perché lì erano gli italiani, non là dietro. E lui faceva, e l'hanno pescato e l'hanno messo tra loro a dormire, no? Tra loro. E lui di notte ha sentito che tutti dormivano, e si è alzato, è andato, scappato, scalzo, scalzi, senza scarpe, e le montagne, quindi è andato via, gli è scappato. Cioè, ragionando a quei tempi, lì dovevi avere dell'istinto, no? Perché salire col libro in mano è una cosa, salire senza sapere cosa ti trovi davanti è molto, ma molto diverso. Questo qua mi è successo a me facendo un paio di vie nuove, ma comunque è relativo. Giulia, sono, non è che siano proprio la passerella rispetto ai Dolomiti, però hanno un fascino che
Ho avuto dei miei amici dalla Val Gardena, hanno detto che torneranno perché, insomma, i boschi, c'è ancora questa... è rimasto qualcosa di primordiale ancora. Non c'è l'urbanizzazione. È un bene perché pian piano anche da noi senz'altro verrà forse anche troppo, perché non resta un'isola senza è rimasta un'isola e pian piano viene anche quella sommersa ma per adesso ancora un'isola bella, intatta, ecco, perché di danni non ne hanno fatti qualcuno, beh, insomma, possiamo stare. Circolava così, traffico, ecco, lui faceva anche un po' di traffico con legname, e una volta bisogna arrangiarsi come che era, devi prendere come che è. Io perché oggigiorno gli dico sempre voi altri giovani, avete troppo bene, perché non c'è uno che non è con la macchina. Sì, come ti ha raccontato, non si doveva avere una bicicletta come avere, non so, un tesoro. Per quello io dico, tanto lo tenevo, vedi questa che l'hai vista là. Sì. Già, ecco, c'ha 72 anni. La bicicletta? Sì, del 27, proprio, non so, era 15 agosto, 15 agosto. Come ti dico, se andavo, che dovevo andare, se pioveva con la bicicletta e cosa, perché non era mica strade asfaltate, era tutto. Peccato che non si vede, è l'ultima torre, ma non si vede da qua, bisogna andare dentro. Vedi la cresta dei draghi lì, sì. No? Lì era il regno dei Peters. Uh-huh. Vedi quella fessura biforcuta? A un quarto grado, secondo la scala Welsenmacher. Sì. Ecco, è quella torre che non si vede la punta, cioè si stenta a vederla. Sì. Dove viene giù? Allora c'hai una torre che è la Torre Amalia, poi c'è una seconda torre che c'è quel camino dentro, no? Ecco, e lì c'è quell'altra torre. Abbiamo fatto la prima ascensione. L'abbiamo dedicata a Renzo Stabile, caduto anche lui. Ma a camminare vado spesso, appena posso, io il cane. Il rapporto della nostra famiglia, diciamo, con il Cughi, lo Itzinger veniva in Varacolana, si incontravano perché c'era mio zio Osvaldo, pernotava anche a Piani. Lui portava speck, mangiava il formaggio, il fricco. Così. E da noi, mi ricordo da bambino, il Cughi non veniva nominato come così, il dottore. Dottore, solo il dottore. C'erano tanti dottori che giravano qua, per la cura pochissimi, nessuno, perché non c'era medici in Varacolana, c'era un medico Chiusaforte e uno prima che arrivasse, ma il dottore era lui proprio, e anche il nome, nel nome e nel cognome, il dottore. Alberi che sono sulle foto di Oettinger, quei due alberi, diciamo, giovani che si vedono nelle foto, come dice, uno esiste ancora. Che è solo lì, e uno invece è stato abbattuto, e era questo. Questo faceva delle pere squisite. Era una cosa spettacolare, non ho mai mangiato pere come faceva quest'albero.
che si vede ancora tuttora sulle vecchie foto di Singer. Su un montaggio, su nessun'altra montagna, solo su un montaggio. E perché montaggio? Perché di dietro vanno su anche le capre, perché non ero montagnoso, no. E invece, ma oltre ai Singer c'erano altri qua che andavano in montagna? Ah sì, bene. Io siamo stati un 5-6 che siamo andati dentro la Nivea, e dopo sul montaggio, su per di dietro, quando che sei lassù, no? Che vieni di qua, che vedi giù a Stuparic, no? Quando ho guardato là, io mi sono dovuto ritirare perché mi cominciava a girare la testa. Ebbene, non avevano tanti vestiti, perché avevano un vestito solo. Avevano il vestito della festa, e quello della festa quando era consumato, ma dopo 20-30 anni, lo rappezzavano, e era sempre quello, insomma. Sì, avevano la camicia, il gilet, la giacca, e le scarpe erano dure, anche le scarpe, una volta alla vita, insomma, due o tre paio di scarpe in una vita, le faceva risolare, sistemare, e anche le brocche, perché avevano... trovava uno una brocca, di solito noi quando la pestavi la trovavi, no? Ma la mettevi via perché la mettevano nelle scarpe, non... veniva riciclata. Anche quella dei soldati in giro per le strade, guardare in giro scalzi perché trovavi, allora i bambini raccoglievano e ti pagavano, ti davano 10 centesimi per una brocca che si metteva nelle scarpe. Sopra andavo nella borda, lì avevo una spranga lunga, un 4-5 metri. Con quella lì mi tenevo vicino alla parete per mettere i chiodi per tirare proprio su Cughi. A Cughi? E anche Cughi allora conosciuto? Sì, benissimo. E veniva sempre qua da noi. Si aveva l'armonium, veniva a suonare sempre in campo, veniva entrata là. Suonava Cughi? Sì, suonava. Come? Sì? Sì, suonava anche in chiesa, a messa. Era come di famiglia, non gli era mai promesso, lui entrava dentro, apriva la borsa, suonava, poi chiudeva e tornava via. Si lasciava sempre la porta aperta, mio padre ha detto che lascia aperta, che era sulla Cughi. Cughi aveva alloggio di fronte alla trattoria German, lì la casa di chi adesso è di Piussi, che c'è la targa fuori. Però più che altro lui andava e bivaccava. Andava su perché portavano le fascine di legna, perché il Cughi era esigente, non dimentichiamolo. E sai, spulciando qua, spulciando là, un po' alla volta le cose vengono a galla. Sì, non è che tu ti fai abbagliare un momento dal sole. Però era un vero amante, un profondo conoscitore. E io ho cercato di... la sua orrenda copia, di fare dell'alpinismo, non... ecco qua, quinto, sesto, fare dell'alpinismo esplorativo, no? Invece andare a cercare dei posti reconditi, nascosti, che trovi solo ancora su qualche vecchio libro qua e là. E la curiosità non è solo femmina, Bisogna essere onesti, almeno a livello alpinistico. Comunque io ho avuto le mie esperienze, perché è logico, un Bergführer deve conoscere le montagne, no? Faceva contadino, faceva guida alpina, faceva boscaiolo, faceva di tutto. Doveva bestiame per tirarsi avanti, sai, come si è potuto. C'erano tutti quelli che andavano vicino, che li portava, e allora ognuno faceva una scrittura su,
però era tanto difficile di capire quella scrittura là, perché sai come scrivevano, una parola grande e dopo magari solo una riga, le altre piccole parole, dovevi quasi indovinare cosa era scritto. Ma ce ne aveva un libro, non so, abbastanza grosso. Andavano su a provare, loro attaccavano a destra e non sono riusciti a passare perché era un problema quello. Poi hanno fatto la via della vita, via della morte prima, attrezzata, e dopo la via della vita. Ma lì avevano tentato i Singer con Pesa Mosca, e cioè il Cughi con le guide, che sono tornati giù. E anche in orizzontale dovevano i camossi, è difficile arrivare, molti non passano, specialmente se è ghiacciato, non, anche adesso, non è che i ramponi poi fanno dei salti e tu ti trovi ad avere 2 metri di vuoto. No, no, è giusto, se segui le tracce di un camoscio fai una bella via, ma non è detto che sia facile, anzi. Per il Montasio diciamo che buona parte degli alpinisti che usano il mio punto di vista dicono che è una parete micidiale. Perché vedi che bel berrettino che ha oggi su. Ecco, tu parti da sotto, dal fondo valle, vai, arrivi all'attacco che è un sereno, splendido, meraviglioso, sei a metà parete, arriva il cappello e dopo viene il resto. Piove, qualche volta anche grandina, però mi è sempre piaciuto, mi ha attirato. Imparare il mestiere alla Marburghetto, erano parenti con il Zingara a Marburghetto, mi hanno dato a me di portare la notizia che lui è morto. Io cosa avevo 15 anni, 16 anni. Cosa mi intendevo io quella volta di... Basta vedere cosa ti sai tu quando hai 15 anni. Niente. Quello, no? Per mangiarti cosa posso sapere io? Simpatico? No, lui era simpatico, una persona semplice. Lui non era... Chissà che si dava magari qualche importanza, qualche cosa. Secondo con le persone, perché sai, una persona semplice che non ha fatto scuole, che è più naturale, più cosa, non è per dire che qualcheduno si sa, si danno tante di quelle aree, cosa che sono. Sì, beh, perché lui era la prima guida di Cughi, Uitzinga. La prima che ha mai avuto o la prima la più brava? No, ma non so, quello non so, perché lui il Cughi ne aveva più guide. E aveva avuto un 2-3, però lui Zinger era il migliore, mi pare, perché lui, come da giovane che avevano sempre capre, pecore per le montagne, allora incominciava a scalare le montagne, no? Senza nessuna guida, perché anche la passione, se tu uno ha la passione di andare in montagna, sempre in giro, no? E così da se stesso si è imparato a camminare, a andare per le montagne. E la change degli dei, io ho un ricordo un po' particolare. No, è bella. Tipo, monte su. La Cinzia degli Dei è un bel itinerario, cioè la parte sud ormai è la Nitagoita, no? E la parte nord, nord, est e ovest, la parte però dove io sono rimasto appeso, lì del pendolo, non esiste più perché è crollato tutto, è crollato del 60 credo, 59, 69, 60. 80.
signore. E questo chissà se, forse è questo il suo figlio, chissà se non è. Figlio, ecco. Figlio. Ti do un milione se mi fai vedere una nuvola da tutto sereno. E Oettinger faceva la guida alpina? Sì. C'erano altre guide qua. Poi aveva anche Miklos, poi aveva Comets anche, con loro, Pesa Mosca, un altro. Lo zio di Piusi? Sì, di Piusi. E conosco tutti quelli. Vedi su una Boys grande, no? Quell'immenso paretone lì. Vedi che c'è una linea a un certo momento orizzontale. Sì, su in alto lì dove ci sono i mughi. Quella lì si chiama la cengia dei camosci, che nasce praticamente dentro in Spagna, in una località chiamata Zibala, in slavo, che più o meno qua ci sono gli idiomi slavi, slavo tedesco, qualcosa di friulano, ma poco. E quella lì è una delle più belle vie, che praticamente parti dalla Spagna e esci qua davanti. E quanto è larga da su dove si vede? Ah, puoi andare, no, in bicicletta no, ma ha un due passaggi un po' delicati. Invece la cengia degli dei? Quella lì è una cosa molto, molto delicata. Ah sì, sulla mar della Turronte. Ho visto venire su questo individuo che lui... fa sto tipo. Diavo sì, ma te no, correvi. Lasciami passare, che rifà il record. Vento, vento, ci abbascondi, vento, vento.